simpatici amici sciabaloni, ma soprattutto simpatiche amiche sciabalone. Finalmente torniamo insieme. Da dove, Marcello? Da dove? Da dove? Dalla barberia, dalla barberia di Paolo, che è qui con noi, che salutiamo, il nostro ospite. Sì, grazie. Pensavo tu mi chiedessi che cosa ho fatto in tutti questi giorni, in cui non ci siamo visti, ma te lo dico, mi sono annoiato. Non essere insieme ai nostri ospiti qui a parlare di calcio mi sono annoiato. Che poi il calcio è la cosa che più a te interessa nella vita. Tutto quello che ruota intorno. Ringraziamo anche Ernesto, che comunque è uno dei fautori e colpevoli, come piace dire a me, di questa avventura. I martedì della barberia. I martedì della barberia per parlare di Arezzo, calcio, sì, maschile, femminile e anche tanti altri. Anche perché stanno concludendosi anche i campionati dilettanti, quindi ci sono tanti risultati ormai ufficiali. Siamo qui per parlarne insieme. Siamo mancati per un po', ma ci siamo ritemprati, siamo pronti. Iniziamo come? Presentando l'illustre parterre de roi. Ah, io inizio io perché mister Mario Palazzi è qui con noi, che ci fa sempre un gran piacere. Ormai ospite fisso, esatto. Fa parte dell'arredamento della barberia. Grazie. Grazie. Poi c'è un esponente importantissimo dell'Arezzo Calcio. È un onore per noi. Pelagatti Carlo, che è sempre con noi. Grazie. Ciao. Grazie. Poi, Mauro Pasqualini, che chiaramente è conosciuto da tutti, oltre frontiera anche direi, che ci racconteranno qualche cosa di quello che è successo negli ultimi giorni, perché ci sono stati degli avvenimenti molto importanti, direi proprio verdetti. Sì. Scusa, verdetti che per alcuni sono stati definitivi, altri che ci pongono, diciamo, nell'interesse di vedere come va a finire, come l'hai detto te. Allora iniziamo subito con l'Arezzo Calcio maschile, perché anzi no, facciamo così, facciamo un saluto subito alle ragazze del calcio, dell'Arezzo Calcio femminile, che nonostante una prestazione eccellente di domenica con la Roma 14, hanno vinto 5-0. Purtroppo questo risultato non è bastato per accedere ai play-out, in quanto il Genoa è andato a pareggiare a Roma, nell'altra squadra di Roma, e quindi terminando con un punto in meno della squadra ligure, retrocediamo in Serie C. Ma è solo un passaggio. Noi li abbiamo seguiti, ma è stato lo spunto per capire chi sono, quello che fanno, l'impegno che ci mettono, e la prossima stagione chiaramente li vogliamo sugli scudi e con ben altri risultati. Poi ne parleremo un po' insieme. Un saluto a tutte le ragazze e a tutto lo staff dell'Arezzo Calcio femminile. Ma iniziamo a parlare più addentro dell'Arezzo Calcio maschile, Serie C, Lega Pro. Siamo arrivati quarti in classifica dietro a dei colossi, ma lo facciamo subito con Carlo Pelagatti, che appunto rappresenta oggi la squadra, e lo ringraziamo ancora una volta. Faccio una domanda banale, tanto per rompere il ghiaccio: soddisfatti del campionato? Sì, direi di sì, dai. Questo quarto posto è un premio alla squadra, quello che insomma c'era stato un po' tolto durante l'anno, durante tutta l'annata, e qualche risultato c'è venuto incontro l'ultima giornata, quindi concludere quarti sicuramente è un motivo di grande orgoglio, visto quello che insomma tutti pensavano all'inizio, e vista l'annata che abbiamo fatto è un onore e un orgoglio essere arrivati quarti. Ora ci aspetta, tra l'altro, il bello, giustamente direi proprio il bello, tra l'altro essere arrivati quarti, oltre che appunto un onore, e vuol dire anche non fare il primo turno di playoff, quindi poter recuperare meglio e sapere in anticipo appunto chi sarà poi la vostra squadra. Ancora non si sa, giustamente. No, è un vantaggio, sì, riposare qualche giorno in più, ma soprattutto giocare il primo turno, il secondo turno, per noi il primo, che a gara secca in casa con due risultati su tre, che insomma è un bel vantaggio. Questo non vuol dire che siamo passati agli mesi finali, però insomma è un buon vantaggio. Tra l'altro vedevamo Marcello, come sanno tutti quelli che ci guardano di calcio, ne sappiamo veramente poco noi due, però sono tantissime le partite di playoff, cioè uno si immagina un'andata, un ritorno, qua semifinale, finale, finito, invece no, sono molti turni. No, sono tanti turni quest'anno, a differenza degli altri anni, è una cosa che sicuramente va a vantaggio di tutte le squadre che ci sono, ne passeranno due invece di una, okay. Quindi, però comunque sono per noi, se facciamo tutte come speriamo, sono sette partite. Un altro mese e mezzo almeno da giocare, da poi fare. Mister Palazzi, facci un commento sul campionato, che finalmente alla fine siamo riusciti a vederlo con tutte le squadre con le stesse partite, che non è poco, perché fino a 8 giorni fa non era ancora così.
commento è un commento semplice, più o meno il campionato l'ha vinto la squadra più attrezzata sulla carta e poi si è rivelata anche sul campo. L'Arezzo, per quanto riguarda l'Arezzo, è una stagione veramente da incorniciare, una stagione bellissima, nessuno si sarebbe aspettato una stagione di questo genere, chiaramente però avendo raggiunto questo primo obiettivo già importante, secondo me ora puntare veramente seriamente anche al secondo obiettivo, perché è quello di questi playoff, perché l'Arezzo secondo me ha le potenzialità per potersi giocare alla grande. Poi visto che ci siamo, diciamo, ormai sarebbe il minimo, insomma. È il minimo, poi bisogna tener conto anche di tante cose. La più importante, secondo me, dal punto di vista calcistico, è il fatto delle partite in casa, battuta in casa, insomma, è un bel record, una squadra che in casa non ha mai perso una partita. Penso che sia, ora io non voglio portare sfortuna. No, no, ma i dati di fatto sono questi. No, vorrei che molti si toccheranno. No, vale. È una cosa importante, una cosa che la dice lunga sulla stagione che ha fatto l'Arezzo. Oltretutto nessuno avrebbe pensato che potesse raggiungere questo risultato, ora però bisogna, secondo me, che pensare a quello che può venire nell'immediato futuro, perché ancora si possono togliere tante soddisfazioni. Poi lui quest'anno ancora non ha fatto gol. E quindi insomma, lo aspettiamo. Tutti gli anni lo fa, aspettiamo. Vieni più avanti così almeno ti vedono nello specchio. Ah, no, per fare una domanda. Sì. Cioè, volevo dire questo, ma ci può essere un po' di rammarico per i tanti pareggi subiti quest'anno, soprattutto nel finale? Sì, quello senza dubbio. Penso che purtroppo con l'arte del gioco abbiamo perso pochissimo, se pareggiavamo 2 o 3 partite in meno probabilmente ci giocavamo anche noi all'ultima giornata, magari nelle ultime giornate la promozione diretta, però come ho detto prima l'Atalanta è iniziata con altre aspettative, un gruppo giovane che ha fatto grandissimi passi in avanti, grandissimi miglioramenti e penso che il risultato che abbiamo ottenuto è già grandissimo. Il rammarico c'è perché vedere il Piacenza che lotta l'ultima giornata contro l'Entella che ha giocato 35 partite in 3 mesi praticamente, in 4-5 mesi, e sicuramente l'Entella avrebbe magari vinto il campionato più facilmente, fosse stato un campionato normale, e col Piacenza ci potevamo essere anche noi, perché visto Piacenza nelle 2 partite, là abbiamo vinto 2-0 facendo una gran partita, al ritorno abbiamo pareggiato con l'unico tiro in porta che hanno fatto loro, un autogol, quindi nel senso. Se ci andava a Piacenza sinceramente rosicavo di più, è giusto così, secondo me che l'Entella si è andata di sopra e... No, ma comunque la domanda mia era comunque sempre considerando che il campionato è stato più che positivo. Beh, sì, sì, no, certo. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Un po' di rammarico c'è sicuramente, perché qualche punto in più che abbiamo lasciato negli ultimi minuti si poteva avere sicuramente, però adesso pensiamo a quello. Pasquarini, ovviamente la carriera di Mauro, essendo con noi per la prima volta, almeno in questa nuova versione, ci vorrebbe un'ora per raccontarla. Insomma, dico solo una cosa, quella più banale: hai giocato contro Pelé e non gli hai fatto vedere palla. Ecco, diciamo un po', da lì in giù vale tutto, giusto? Ci campo con questo tempo. Insomma, c'è chi ci campa molto meno. Io vi ringrazio perché me lo ricordate sempre, però insomma, se uno alla fine della partita ti chiama, ti dà la mano, dico, vuol dire che qualcosa ho fatto, insomma, capito? Quindi sono orgoglioso di questa cosa qui, però ecco, vorrei parlare di questo resto. Infatti era solo la presentazione. Esatto, ti invitavo a parlare della Rezzo, ci mancherebbe altro. Niente, io dico una sola cosa, che ho visto 2 preparazioni della Rezzo a Chianciano e quest'anno a Bagna di Romagna, no? A Chianciano ho fatto la prima partita amichevole, non facevano 2 passaggi consecutivi. Quest'anno nella partita di esordio ho visto una grande squadra tecnicamente, l'ho detto subito alla prima intervista, che questa era una grande squadra tecnicamente a posto, quindi bisogna farne un plagio alla società che ha scelto dei ragazzi bravi, tecnicamente giovani e bravi, e quindi si è dimostrato che le partite belle che ha vinto, grande mister, perché il mister gli ha insegnato qualcosa, come l'anno scorso Pavanel, uguale quando è venuto lui, hanno fatto delle grandi partite e l'Arezzo si è salvato benissimo. Quest'anno ha dimostrato l'Arezzo, lui si lamenta perché dice rammarico, ma ragazzi rammarico, lo so che per i tifosi vorreste essere lì, però insomma ragazzi quello che ha fatto l'Arezzo con questa squadra qui bisogna solo fare un applauso, perché insomma
ho visto tutte le partite, non Arezzo ha fatto delle partite, poi giustamente hanno perso o hanno pareggiato delle partite con 15-0, 3-0, 3-3, però insomma ragazzi, è il gusto anche quello, insomma, 3-0 saporavi il risultato, poi il calcio è bello per quello, perché non ti aspetti mai un risultato finale così, però ecco, io dico, questa squadra qui ha dimostrato di essere una grande squadra, bravi ragazzi giovani, che ha dato retta al mister, che gli ha dato un gioco, qualcosa, bravo alla società che ha saputo scegliere questi ragazzi qui, che ha portato un campionato bello per far contenti i tifosi e sperare in queste partite qui. Guarda, io sono d'accordissimo con quello che dice Mauro Pasquini, volevo chiedere a Carlo Pelagatti se c'era un momento in cui personalmente ti sei accorto che l'annata poteva essere particolarmente favorevole. Mauro diceva che lui l'ha visto immediatamente, si è accorto la differenza fra un anno e un altro. Tu hai avuto qualche sensazione, qualche certezza di dire che sarebbe stata comunque un'annata eccezionale, indipendentemente poi dalla posizione d'arrivo? Ma io quando sono arrivato, mi sono trovato due o tre volte con i direttori così, quando sono venuto a firmare, e mi hanno detto che c'era un progetto di 3 anni e tutto, insomma, che era una cosa che si partiva insomma con i piedi di piombo, diciamo. Io appena sono arrivato al primo allenamento, i primi allenamenti, mi sono accorto innanzitutto che c'era un gruppo straordinario, questa è la base per fare un campionato importante. Certo. Quando c'è un gruppo di ragazzi che vedi che stai bene nello spogliatoio, ragazzi, cioè, brave persone, sono la base per costruire qualcosa. E poi dopo, chiaramente, vedendo, abbiamo aspettato un po' perché il campionato è iniziato in ritardo, però già dalle prime prestazioni, le prime vittorie, la voglia che c'era, i giovani che erano tutti ragazzi con la testa sulle spalle, i vecchi che, tra virgolette, che sono qua, insomma, con ancora la voglia di fare qualcosa di importante, non gente che magari viene qui tanto per svernare, come si dice. E questo insieme di cose fin da subito mi ha fatto capire che si poteva fare un'annata importante. Poi non sapevo fino a che punto, però la sensazione era buona da subito. Tra l'altro, Enzo, quello che diceva Mauro, ma anche l'ha riconfermato Carlo da dentro lo spogliatoio, la sensazione di avere un bel gruppo giovane e che stesse crescendo, noi ce l'abbiamo avuto anche da chi è venuto da noi negli scorsi incontri, e quindi anche dall'esterno si sentiva insomma un po' questo spogliatoio positivo. L'età, anche diciamo, se potrebbe essere mediamente giovane, però traspariva il discorso che ci fosse un buon andamento, insomma, una buona crescita. Quanto aiuta mister Palazzi, te che hai esperienze fino a sappiamo dove fino lassù, quanto aiuta, sembra banale come domanda, però invece magari la risposta può essere più molto interessante, un ambiente tranquillo, diceva bravi ragazzi, cioè si vede, è una cosa che mi ha colpito, ha detto un ambiente con bravi ragazzi. Beh, è fondamentale, c'è l'ambiente, lo spogliatoio, la società, ma nella fattispecie lo spogliatoio è fondamentale per ottenere risultati importanti. Non troveremo mai una squadra oppure una corsaia di uomini che non sono squadre, ottenere dei risultati importanti non succede mai. E anche nelle squadre, la storia lo insegna, nelle squadre che hanno avuto dei campionissimi, però se non c'è lo spirito di squadra, se non c'è la collaborazione, come poi le squadre, onestamente da chi ha detto a lavori, si vedono. Se c'è la collaborazione, se c'è amicizia, si vede anche in campo, non è che, certo. Non è che, cioè, ci sono state delle eccezioni nel calcio, tipo la Lazio quando vinse lo scudetto, che tutti i giorni erano liti nello spogliatoio, però andavano in campo e davano tutti il massimo, però una squadra, un gruppo di ragazzi, di uno spogliatoio, di giocatori che non sono uniti, non grossi risultati. Difficilmente, no, difficilmente. È quasi impossibile, quindi è importante quello che dice il Carlo, è fondamentale, una bella cosa, e secondo me è una cosa che fa anche stare più sereni anche i tifosi, gli sportivi, perché effettivamente questi risultati qui si ottengono anche proprio in virtù del fatto che dentro lo spogliatoio c'è serenità, tranquillità, non ci sono delle guerre interne come a volte ci sono, non ci sono delle invidie, le gelosie che sono quasi la norma nel mondo del calcio, quindi questo è già un viatico importante. È quello che aiuta a partire bene. Tra l'altro l'invito è ad andare, ma tanto lo rifaremo, tutti allo stadio. Indicativamente la data dovrebbe essere un mercoledì 15 di maggio, quindi fra 8 giorni, e
ad Arezzo, probabilmente in serale, ma questo non è detto, insomma, comunque tanto lo saprete tutti quando e come, e andremo tutti allo stadio, ci saremo tutti, noi mister si va, ci mancherebbe altro, Paolo, è inutile che... se alle tre... se alle tre la facciamo... Ah, non lo raccontiamo. Si chiude, se alle tre si chiude la barberia, sì, abbiamo detto ad Arezzo e si va a pensare. Mi hai dato lo spunto per ma io sempre ti spunto, lo sai. Dovresti spuntare, da Carlo. Questa vostra performance calcistica è stata accompagnata dal calore del tifo, dei tifosi aretini, come ve l'aspettavate, vi hanno sostenuto, sono stati positivi? Senza dubbio in casa abbiamo sempre avuto un grosso calore da parte del pubblico e il sostegno c'è sempre stato, ma soprattutto in trasferta. Abbiamo giocato quasi sempre in casa perché sono sempre venuti in tantissimi e i campi dove siamo andati si sentivano solo i nostri tifosi, quindi questo sicuramente vuol dire tantissimo anche quando se ne rettano. Sì. Mauro, mi riallaccio, Arezzo è una piazza che meriterebbe anche altri palcoscenici, insomma ha sempre risposto bene quando i palcoscenici sono stati importanti, in realtà ha sempre risposto bene anche quando c'erano altri palcoscenici e sono sempre accorsi in tanto allo stadio. Cosa voler dire per tutto il calcio qui della provincia e non se tutto potesse andare come senza domanda, dire? Senza dirlo però. Senza dirlo, cosa potrebbe dire? No, non lo so. Lo posso dire? Sì, lo puoi dire. No, mi sposto un attimo, ma no. O continuo pure, io controllo un attimo solo. A parte gli scherzi, insomma, che voglio. Se lo vedo, è un bel patire, adesso la Serie C, lista stretta, si sa, perché quei tifosi chiaro, come diceva Carlo, in trasferta, le ho viste tutte, cioè, c'era più gente di Arezzo che di quelli di casa, quindi la soddisfazione che dà ai tifosi meritatamente che andavano in trasferta è stata bella, insomma, però per l'Arezzo questa città merita la Serie B come minimo. Poi bisogna vedere se dopo salterà fuori qualcuno, perché dopo siamo sempre lì, ragazzi, capito? Dopo c'è da mantenere questa, anzi ringraziamo il presidente attuale la Cava che ragazzi non sta facendo una cosa non indifferente. Se mette il caso che vabbè, dopo ci saranno gli interessi di cori televisivi, tutte queste cose qui, però insomma la serie B sarebbe un top per questa città qui, perché c'è la vita, perché insomma però, vediamo come andrà a finire, ecco, perché non si dice niente. No, no, certo, Ernesto va bene, ha detto così. Sì, va bene. No, perché sai, sì, va bene. Fuori, sì, va perché bene, non è detto che sia tutto di prospetto. È in prospettiva. Mentre invece, come dicevamo all'inizio, e vorrei solo ripetere un saluto e sottolineare lo sforzo comunque fatto dall'Arezzo Calcio Femminile, che purtroppo non è riuscita a confermarsi in Serie B, ma è retrocessa per un solo punto, quanto a volte solo dei singoli episodi possano fare la differenza. Salutiamo il mister e la presidente che sono stati i nostri ospiti e anche tutte le ragazze che abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscere in uno speciale fatto proprio alla sede della società. Siamo certi che l'anno prossimo ci daranno grosse soddisfazioni e Marcello si impegna a seguirvi tutte le domeniche, anche perché lui andare dietro alle donne gli è sempre piaciuto. Viene spontaneo. Potremmo parlare anche di qualche risultato importante dei campionati non professionistici, nel senso che, o meglio, ci abbiamo, sì, per conoscenza lo sapete tutti, Montevarchi che accede ai playoff per quanto riguarda la Serie D. La San Giovannese si è salvata. Sto dicendo tutto bene? Sì, sì, per ora vado bene. Per ora vai. Esatto. E c'è stato uno spareggio ieri che a noi ci riguarda un po' di più, ma niente di che, dove il Foiano in eccellenza ha fatto l'ennesimo spareggio con il Prato Vecchio e si è ancora una volta avuto la meglio, quindi complimenti a vinti e vincitori. Poi ancora da seguire. Ah beh, poi abbiamo, dillo te Paolo, no, dillo te, lo spareggio Lucignano di Giomaggio. Dio santo, che si svolgerà a Montevarchi. Sì, non sono sicuro. Questa rapida rassegna. Salutiamo anche gli amici della Castiglionese che purtroppo invece non hanno avuto la meglio nello spareggio di ieri, tra l'altro proprio al 118esimo, qualcosa del genere, 3-2, dopo avevano il vantaggio per 2-1 se non sbaglio, quindi un saluto a tutti loro. Però il calcio è bello questo. No, frasi ma meno male che il calcio non sapevi niente. No, ma in realtà io leggo la mattina prima di venire qua e cerco di far finta di sapere qualcosa. È stato la provincia di Arezzo ha pagato un bel tributo quest'anno,
a livello di squadre, perché Castiglionese, Bucinese, Bibbiena, Subbiano, Prato Vecchio, abbiamo 5 squadre che sono retrocesse, purtroppo. 5 squadre a noi c'è l'Arezzo. Non è poco, eh? Sì. No. Di sopra non c'è andato nessuno. Di sopra la provincia di Arezzo non c'è andato nessuno. Perché sono Grassina nel girone di ora, no, mi addentro troppo, così dopo dico basicamente. In ambito provinciale con un po' di metto il campo. Sì, certo. Mi sembra che anche a livello giovanile non è che ce ne sia. Ora io a livello di giovanile si squadre nei campionati regionali, perché no, ce ne sono troppi. Ce ne sono pochissime. Questo potrebbe essere le Valdarnesi, ma insomma, c'è. Quest'anno è ritornato sull'Arezzo Academy, sì, ma era un sensore. Bravo a fare regionale. Polvo Ponte e Santa Firmina ne sono insomma, è poco. Sì. No, questo posso aprire il discorso? Diamine, però. Il momento femminile? Sì, la deve, certo. No, quindi tanto è il nascito. Siamo qua a fare una chiacchierata. Sono stato amica di Luca Monti, del mister. Certo. Ho visto le partite, poi ho visto com'è. È come il Bologna con Inzaghi. Ha mandato via Inzaghi troppo tardi. E è arrivato Mihajlovic. Speriamo che faccia un miracolo fino alla fine, anche se la Fiorentina ieri, accidenti a loro, Dio buono, ha perso con l'Empoli, però non fa niente, dai. I punti sono ancora buoni, però stiamo ancora lottando per non retrocedere. Però ecco, da quando ho visto le partite, la squadra è migliorata sempre, le ultime partite che le ho viste. Poi si sa, le ultime partite come vanno a finire, anche se ha vinto 5-0, si sa tutti qui di calcio, è bello anche per quello, perché si parla, poi insomma... Però ecco, ho visto un miglioramento, purtroppo l'hanno cambiato troppo tardi, quindi non so se era il merito di quell'altro, ma ho visto un cambiamento di questa squadra, specialmente nelle ultime partite, che sono meritava la salvezza, però... Tra l'altro il rammarico è che Genoa ha perso sia la data che il ritorno con l'Arezzo, quindi probabilmente eravamo una squadra proprio superiore e purtroppo magari anche se fossero state invertite le partite... Parlo dell'Arezzo che avesse dovuto giocare con una squadra già salva la volta precedente, avrebbe fatto sicuramente la differenza. L'Arezzo femminile ha pagato le prime giornate senza nemmeno un punto. Sei punti, sei partito zero punti. Sai com'è, no? È partito veramente ricominciare da lì non è facile. Ha preso in mano la squadra, è migliorata, però si sa che deve così tanti punti a lottare fino all'ultima giornata, è stato comunque un merito per il mister Bucci. Comunque voglio fare i complimenti al mister, perché questa squadra qui l'ha tirata su bene, insomma, dai, poi dopo è andata a finire così, però sono un bravo il mister. Certo, cioè, si dispiace anche per l'impegno della presidente. Esatto, la presidente Tamanti a noi ci conosciuta, aveva un entusiasmo questa signora qui, spero che gli mandi. Facciamo un appello. Presidente, non perdere questo entusiasmo e non mollare, perché noi contiamo tutti sulla tua passione e sulle tue capacità. Poi, assolutamente. Abbiamo anche un impegno, no? Con lei, mi sembra, per l'estate, cioè, certo. Con Sconzanti anche. Sì, sì, di fare addirittura una cosa lì proprio nella sede dell'Arezzo Calcio Femminile, uno spettacolo promozionale per il calcio femminile, ma vi terremo informati anche su questo, promesso che lo faremo assolutamente. Scusate, quello che ho detto. La Chiara, la conosco bene, non molla assolutamente, anzi, secondo me rilancia, perché veramente è talmente abituata alla lotta, alla lotta sportiva, poi è talmente entusiasmo che non è sicuramente una sfortunata retrocessione che la può condizionare. Ora anche con il centro sportivo che ha acquisito, insomma, credo che poi sia solo un fatto di passaggio. L'anno prossimo rivedremo l'Arezzo femminile in grande spolvero. Sarà bello vedere tutte e due gli Arezzo in grande spolvero. Noi ci concentriamo ora su quello maschile. Carlo, che ti diciamo? Verremo a vederti nelle prossime giornate e noi ti saluteremo, te non ce la farai a vederci, ma non ti preoccupare, noi ti saluteremo dalla tribuna. Porta il nostro in bocca al lupo a tutta la squadra, al mister, e... divertitevi, perché probabilmente il divertimento forse anche quella può essere un buon viatico, un buon stimolo, insomma, se uno trova una piattaforma per impegnarsi divertendosi. È questo. Certo. Come sempre, quando siamo insieme il tempo vola, siamo già arrivati di nuovo un'altra volta alla fine. Non so se volete dire qualunque cosa, di qualunque tipo, anche quello che volete, noi siamo qui a vostra disposizione.
Fa parlare Paolo. Paolo, dico io. Io ascolto voi. L'appuntamento è qui alla barberia in via Trento a farsi un capire. 10. Fai una passata sugli arbitri una volta, bene. Intanto vuoi dire quanto. Ma se vuoi dire qualcosa, intanto. No, c'è ancora sul vai. Tanto la mia carriera non me la rovinano. Mi qualificano, quindi tranquillo, se la sera fai un prendiamo come spunto con gli arbitri, cioè non lo so, sembra che perché sia successo qualcosa dopo quello che ho visto ieri sera col Napoli, la con VAR o non VAR, vogliono sempre essere protagonisti e finisco lì. Io saluto gli amici arbitri e considera questo, Mauro, te lo dico così, chi fa l'arbitro normalmente un po' protagonista è, perché sta lì nel mezzo a 22 da solo con 100.000 euro. Da solo, da solo. Da quella casacca lì che se sono il capo io. No, aspettate. O lui è come me quando è il capo, quando è il capo lui è come me, lui è lo focone come me. Dovrebbe essere un po' meno. Insomma, te adesso lo... Fallo meno te, dai. Sì, fai. Ci pensa lui da fuori, dai. Ci pensa loro da fuori. Però se pensi te che gli arbitri mi hanno comprato la maglia di Pelé quando l'ho messa all'asta. Vedi? Pensa te. Vedi, allora ti voglio bene. Mi è toccato ringraziarmi. Quando ho messo l'asta la pena del contrappasso. Per il mio paese, per il terremoto, 22.000 euro, ragazzi. L'ho dovuto ringraziare. Grazie lo stesso, però insomma. Però rimanete a. Siete sempre arbitri. Beh, con queste belle parole d'amore e di conciliazione, esatto. Ringraziamo i nostri ospiti. Partiamo da Ernesto Piomboni, che è il deus ex machina di tutto questo, e di questo verrà punito, per questo verrà punito. Sì. Paolo Barbagli, all'inferno della barberia di Via Trento Trieste 10 ad Arezzo. E prosegui te? Mario Palazzi. Il nostro mister ormai ufficiale. Carlo Pelagatti, che rivedremo a breve sui campi. In bocca al lupo davvero, grazie. E Mauro Pasqualini, al quale diciamo grazie perché è sempre un gradito ospite. Esatto. E noi con Mauro ci siamo visti anche per altri argomenti, perché Mauro potrebbe fare 10 puntate sullo scibile umano senza problemi. Perché non fare uno speciale su di lui? Faremo uno speciale anche su due cose che devo fare, una puntata sugli arbitri e uno speciale direttamente su Bravo, sì. Perfetto. Allora, l'appuntamento è fra due settimane, però vi teniamo aggiornati un po' su tutto, tante cose bollono in pentola, un'altra particolare con, vabbè lo dico, dico solo chi c'è. Sì, va con bene, Ciccio Graziani e Santi il Penna stiamo organizzando una cosa. Potrebbe essere qui, però ha avuto un che salutiamo, e salutiamo. A breve vedrete, nei prossimi giorni vedrete una cosa un po' particolare che poco ha a che fare con il calcio, ma però è bello. Però i campi c'entrano. Non diciamo altro. Grazie ancora a tutti gli ospiti, grazie a voi per essere sempre con noi così numerosi. E appuntamento a fine settimana. Saluta. Ringraziamo l'Arezzo che ci ha mandato. Sempre. L'Arezzo ringraziamola. Perché hanno fiducia in noi, che non è così giustificata. Grazie ancora e alla prossima. Buonasera.